No. Non è l'esercito comune europeo, quindi non si tratta di smantellare le difese nazionali, ma da quanti anni diciamo che non ha senso che tutti e 28 paesi riproducano le stesse capacità o chiudano le stesse capacità? Allora, l'idea di guardare insieme alla sfide della sicurezza che abbiamo davanti, pensiamo al Mediterraneo, ma pensiamo anche al tema del terrorismo, e di mettere insieme delle capacità rendendole sinergiche, non smantellando la capacità dei singoli stati, è qualcosa che rende l'Europa più forte e più sicura ed è quello che oggi chiedono i cittadini europei.